Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti ad un nuovo video della serie I prodotti terminati, che come di consueto vengono ospitati dalla gioiosa scatola degli empties, oggi più ricca che mai perché è passato parecchio tempo dall'ultima volta, quindi ho veramente terminato una bordata di roba. Cercherò quanto più possibile di essere stringata in modo che questo video non duri 3 giorni, ma al contempo cercherò anche di fornirvi delle recensioni sensate, se ya famo, che sono anche un po' arrugginita. Come di consueto andrò a pescare a casaccio, che è il format classico degli empties. C'è un po' di trucco, un po' di skin care, un po' di prodotti per capelli, c'è un po' tutto il mondo beauty. Andiamo a cominciare. Partirei con questo Brightening Serum della Sunday Riley, il CEO, un siero illuminante con vitamina C. Questo formato piccino picciò è così piccino picciò perché era in una confezione regalo che ho ricevuto insieme al primo ordine che ho fatto sul sito Niche Beauty, un sito tedesco del quale vi avevo parlato l'anno scorso, che mi aveva subito entusiasmato proprio perché ha tutta una serie di marchi difficili da reperire in Italia, molto molto interessanti. Io avevo acquistato il calendario dell'avvento, infatti alcune delle robe che vedrete erano nel calendario dell'avvento, però insieme al calendario mi era arrivata anche una piccola box con prodotti da provare, ma veniamo a lui. Mi è piaciuto molto questo siero illuminante, molto leggero, molto piacevole da stendere. Sono tentata di comprare la full size, però per il momento la mia zona sieri è già bella carica di robe da utilizzare, quindi aspetto, Giuliana, aspetta, per l'amor di Dio. Però consigliatissimo, mi è piaciuto molto. E poi Sunday Riley era un brand che conoscevo ma non avevo mai provato, appunto perché in Italia è un po' complicato trovarlo. A seguire, non so più se nel calendario dell'avvento o sempre nella box con le cose da provare, forse la box, ho molto amato anche questa crema, beh, ho detto che sono arrugginita, questa crema antietà della Ren. Anche Ren è un marchio che mi piace molto, qui avevo già provato delle cose un po' più facili da reperire. Questa è la Bio Retinoid Anti-Aging Cream, consistenza un po' più corposa, texture un po' più corposa, molto idratante, molto interessante. Questa mi era piaciuta talmente tanto che subito volevo andare ad acquistarla, sul sito non l'avevo più trovata. Controllerò adesso e come di consueto, ve lo ricordo casomai foste un po' arrugginiti anche voi, tutti i prodotti reperibili online li troverete linkati agevolmente sul mio blog, il link al post dedicato nella info box qui sotto o cliccando sulla famosissima i sopra la mia capoccetta. Ci sarà ancora la i? Spero proprio di sì. Andiamo avanti e passiamo a un gel doccia della Byredo, molto molto caro, tant'è che proprio onestamente, pur essendomi piaciuto assai, non ve lo consiglierei, perché spendere tanto per un gel doccia che poi fa il lavoro di altri prodotti equiparabili dal punto di vista qualitativo ma molto meno cari, mi sembra un po' una follia. Io però, sapete, sono appassionata di tutto quello che è il mondo beauty e quando vedo una roba che mi solletica devo provarla. Mi è piaciuto assai. Byredo, per chi non lo conoscesse, è un brand specializzato principalmente in fragranze. Alcuni dei miei profumi preferiti, pur non essendo io una grande amante dei profumi, sono della Byredo. Questo è nella fragranza Rose of No Man's Land, sempre questi nomi così molto evocativi, alla rosa. Sapete, io ho una passione per la rosa. Mi è piaciuto moltissimo, devo essere onesta, soprattutto perché poi lascia questa fragranza che permane, come se uno appunto si fosse appena spruzzato del profumo. Sempre però fragranze, quelle della Byredo, molto adulte, molto eleganti, molto sofisticate. E come gel doccia comunque faceva il suo, detergeva lasciando la pelle comunque morbida e non secca. Quindi vabbè, ve ne parlo, l'ho finito, mi è piaciuto assai, vi dirò di più, ne ho già comprato un altro.
in un'altra fragranza, se non ricordo male, ma devo ancora iniziare ad utilizzarlo. Poi, Fresh Beauty, un brand che mi piace assai, che ho scoperto anni fa in America, poi finalmente già da un po' è disponibile anche da Sephora. Questo è il Soy Face Cleanser, un detergente viso alla soia, molto delicato, delicatissimo, perfetto anche per fare l'eventuale doppia detersione la sera. Io ultimamente rimuovo il trucco con un prodotto a base oleosa, che tra l'altro ho terminato e fra poco vi mostro, e poi seconda detersione con questo, perché è davvero delicatissimo, adatto a tutti i tipi di pelle, ricco in aminoacidi, acidi, gently cleanses face and eyes. Sì, perché ecco, fatto bene a leggere, questo va bene anche proprio per struccare gli occhi, cioè volendolo si può utilizzare come struccante di per sé, perché non irrita assolutamente. Infatti anche proprio pum 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 passato sugli occhi non faccio un plissé, io che ho occhi delicatissimi. Consigliato? Assolutamente sì, sempre comunque, infatti già ricomprato. Peschiamo di nuovo casaccio e torniamo su prodotti di niche beauty, cioè brand scoperti grazie a niche beauty. Questo era nel calendario dell'avvento ed è una crema, anche questa, di Augustinus Bader, che mi dicono essere un brand che in realtà ha dei laboratori che producono creme, ecco, prodotti skin care, prodotti per la cura della pelle, anche per altri brand famosissimi e top di gamma. Questa è una crema, era perché è finita, molto ricca, mi è piaciuta tantissimo. Anche questa sarei tentata di ricomprarla quando avrò finito le creme che sto utilizzando in questo momento. Tra l'altro la bellezza del packaging, così blu e rose gold, molto bene, una crema idratante ricca con TFC8, che sarà un'altra di quelle robe così di brevetti del brand. Molto bene, molto molto bene. Stiamo andando alla grande, perché tutti i prodotti che ho amato parecchio. Ci sarà qualcosa che mi è piaciuto più o meno? Può essere, ma andiamo avanti. Ho detto stringata, Giulia, stringata. Qui ho una CC Cream, posso dire la mia CC Cream preferita? Diciamolo, l'ho già detto. Ed è la Moisturizing CC Cream, la Crantante Multisoin di By Thierry, un brand francese top di gamma. Questo prodotto mi piace tantissimo, soprattutto in estate, perché uniforma l'incarnato fornendo però un finish assolutamente naturale, quindi la pelle è comunque visibile, non c'è l'effetto mascherone del teatro kabuki, molto naturale, molto luminoso, ottimo prodotto. E poi vabbè, ha l'applicatore con la pompetta, che secondo me è sempre al bacio, perché meno messy, no, come si dice, meno non ti si impiastricciano le mani, molto facile da stendere. Questo io lo stendo addirittura, pensate amici da casa, con le mani, come fosse una crema, e si stende che è un piacere. Restiamo sul mondo dei trucchi, perché qui ne ho una serie. Ho finito l'Ultra Ink Liner, anzi diciamolo bene, The Ultra Link, diciamolo bene, Ultra Ink Liner di KVD Beauty, quello classico con la punta da eyeliner, super scrivente, super pigmentato. Devo essere onesta, ultimamente mi sono innamorata di un altro eyeliner con una punta un po' più, ma sei ancora capace di parlare, o che un po' più flessibile, che mi permette di fare quella righina della puntina dell'eyeliner, del flick. Ma ve ne parlerò quando condividerò con voi i miei preferiti del periodo, quindi stay tuned, prima o poi arriverà. Mi è piaciuto, ma non l'ho ricomprato, per giungere a quagliare. Mascara, ne ho ben due, partiamo con il Bad Girl Bang della Benefit, un po' hit and miss per quel che mi riguarda, cioè bene ma non benissimo. È un mascara molto pigmentato, bello intenso, ma fa un po' quell'effetto ciglia impiastricciate, che non sempre mi garba. L'applicatore è in plastichina, con le setoline in plastica. Non l'ho ricomprato, sto usando altro che mi sta piacendo parecchio di più, quindi anche questo consigliato, ma fino a un certo punto. E l'altro mascara
un crollo, è della Tarte ed è il Lights Camera Lashes, completamente diverso. Vabbè, intanto questo è un mini, lo dico per onestà intellettuale. L'applicatore è con le setole, quelle non in plastichina, un po' più con le fibre dentro, come si dice? Sembra che stia parlando di cereali, ricchi in fibre. Comunque un applicatore diverso e un finish infatti anche completamente diverso. Questo meno intenso, divide però perfettamente le ciglia e le allunga. Finish più naturale, meno extreme, un buon prodotto, ma di nuovo sto usando dei mascara che mi stanno garbando assai di più. Restiamo sul tema make-up, why not? Brow Blade della Urban Decay, matita per disegnare, definire le sopracciglia, con due lati, uno con la matita più classica, più con una texture più cerosa, chiamiamola così, e lato invece con la punta in feltro tipo eyeliner. Ottimo prodotto, l'ho già ricomprato, ne uso anche un altro della NYX che mi piace assai e costa un po' meno, però questo effettivamente più preciso e più interessante, perché quello della NYX ha soltanto la punta in feltro e non la punta con la matita classica in cera, che è più utile. Consigliatissimo quindi, famo a capisse. Per niente consigliato, ma non so se è un problema che ho avuto solo io, questo mascara, è un mascara forse? Assolutamente no. Questo eyeliner della Maybelline marrone, l'avevo preso perché volevo un eyeliner marrone, la punta è fatta così, male. Pigmentazione? Where you at? Inesistente. Praticamente, vabbè, infatti non è neanche finito, però... Moscio. Lo consigli Giuliana per caso? Assolutamente no, ci tenevo anche a dirlo. Infatti non è finito, semplicemente non lo uso perché è ingestibile sto eyeliner. Poi due correttori, c'è dell'altro? Due correttori, uno è un correttore che mi piace tantissimo ed è il Creaseless della Tarte. Mi piace tantissimo perché ha una coprenza pazzesca, un po' pesantino, quindi più vado in là con gli anni, meno amo correttori dalla texture troppo pesante, perché segnano immediatamente e finiscono nelle rughette. Questo non finisce tantissimo nelle rughette, però ecco, forse più adatto a una pelle leggermente più giovane della mia, perfetto però da usare come base per il trucco occhi, ecco, quello sì, a morte sua. Quindi lo consiglio, ma con riserva. Sto andando abbastanza veloce, ce la sto mettendo tutta. Qui abbiamo invece il Magic Away Liquid Concealer di Charlotte Tilbury. Bellissimo il packaging, come sempre quando si parla di Charlotte Tilbury. Non male il prodotto, però se riesco a riaprirlo, la spugnetta incorporata che dai e dai e dai e poi è poco igienica e diventa un casino. Vedete che è tutto impiastricciato. Anche questo non è proprio finito, ma si è seccato. Quando era ancora gestibile, però molto leggero, discretamente illuminante, non coprentissimo. Lo consigli Giuliana? Ma anche no, cioè c'è stato un momento in cui mi ero entusiasmata, poi sul lungo raggio, usandolo un po' più spesso, anche no. Andiamo avanti, abbiamo finito la parte trucco, muoviamoci di nuovo sulla parte cura della pelle. E abbiamo, amici da casa, tutta una serie di patch occhi. Sapete, Giuliana, passione patch occhi. Li uso spesso e volentieri, forse più del dovuto. Ho finito ben tre cose diverse. Uno è questo della Shiseido, decisamente più caro rispetto agli altri che vi mostrerò, è il Benefiance Wrinkle Resist 24 Pure Retinol. Questo è al retinolo puro e devo dire anche leggermente più efficace rispetto agli altri, che funzionano bene, costano molto meno, ma hanno un effetto un po' meno profondo. Mettiamola così. Sono patch occhi questi in tessuto, imbevuti appunto in retinolo puro, si tengono su 20 minuti e distendono, illuminano e riducono anche leggermente le borse.
ho avuto un attimo di... Poi abbiamo un altro grande classico mio della Face D, l'Instant The Puffing Eye Mask. Questo è principalmente contro le borse, meno sulle occhiaie, e la particolarità è che è quasi uno sticker, cioè sembra un adesivo che una volta piazzato non si muove, a differenza di quelli invece in tessuto che se chini la testa, spoff, te casca. Questo sta su, si tiene decisamente meno, se non ricordo male. Non è vero, si tiene 20 minuti, anche questo. Interessante per quando uno ha gli occhi un po' gonfi. Consiglio? Sì, è il mio prodotto preferito di questo brand, ho provato altre robe in passato, mi sono piaciute molto meno. E poi della Patchology, un brand specializzato proprio in patch, come si evince dal nome, per gli occhi. Questi sono i Rejuvenating Eye Gels, quindi sono, come si dice, anti-età. Quindi lavorano un po' anche sulla rughetta, sono imbevuti di caffeina, collagene e acido ialuronico. Costano decisamente meno di quelli della Shiseido, sono patch in, come si chiama già la gommina quella, hydrogel, sì, hydrogel. Molto comodi da utilizzare, questi si tengono su 5 minuti, quindi decisamente meno, ma li trovo molto efficaci e li ricompro costantemente. E così chiudiamo il momento patch occhi. Restando però in tema di cura della pelle, ho finito la maschera Skin Caviar Mask Luxe Nuit della Prairie. Se conoscete il brand saprete che i prodotti della Prairie sono carissimi, ma proprio cari, ma cari, cari, si è detto cari, cioè una roba che quando ti dicono il prezzo c'è un mancarone. Ne ho provati diversi, devo dire che questa maschera, pur essendo carissima e quindi va valutato con attenzione, dà anche degli ottimi risultati. È una maschera leave-in, di quelle che si tengono su, e io l'ho usata, devo dire, con morigeratezza, visto il prezzo esorbitante, di tanto in tanto, una volta alla settimana, la sera, invece di mettere la mia crema a notte, mettevo questa maschera che si stende con il pennellino che ho tenuto, che si metteva qua, la finesse, si stende e poi si lascia agire tutta la notte, la mattina la pelle risulta molto più idratata, morbida, vellutata e setosa. Devo dire, fa una differenza effettiva, non i miracoli come sapete non esistono, forse chirurgo plastico eventualmente, ma questa la consiglio se avete la disponibilità per spendere queste cifre esorbitanti, perché onestamente carissimo, carissimo. E poi ho questo campioncino sempre della Prairie, perché se non altro quando acquistate vi danno anche dei campioncini che valgono come l'oro, della crema occhi, sempre Skin Caviar, stessa linea della maschera da notte. Ottima crema occhi, texture leggera, si assorbe in un secondo, molto valida, di nuovo però i prezzi esorbitanti. Scusate se mi ripeto su questo concetto, ma è importante che sia chiaro. Ottimi prodotti, qualità alta, prezzi di conseguenza. L'ho ricomprata? No, per il momento no. Andiamo avanti. Che altro abbiamo per la categoria skincare? Ancora delle robe parecchie. L'olio denso di Veralab, ad esempio, il mio prodotto preferito del brand Veralab, quello dell'estetista cinica. Un struccante oleoso, a base oleosa, perfetto per rimuovere il trucco, anche il trucco occhi, ha una consistenza in gel molto sguscievole, si stende sul trucco a fine giornata, si massaggia sugli occhi, il trucco si scioglie, poi si usa un panno in microfibra per rimuovere tutto, eventualmente poi si fa la seconda detersione con un altro detergente delicato, per non esagerare, perché anche detergere troppo poi la pelle perde anche un po' di... diventa secca e tira. Invece questo, molto nutriente essendo a base oleosa, tira giù via tutto il trucco in un attimo, e quindi lo consiglio, tant'è che l'ho già ricomprato, devo essere onesta. Poi ho due prodotti che tristemente non ho finito, sono scaduti. Entrambi mi erano piaciuti assai, ma col fatto che compro sempre 740.000 cose, poi capita che non riesco a usarle tutte nei tempi prestabiliti.
Il primo è della Fresh Beauty, Fresh Beauty, ed è l'Umbrian Clay Purifying Mask, una maschera all'argilla umbra, molto molto amata dalla sottoscritta, perché spesso le maschere all'argilla, lo dico ogni volta, tendono a seccare molto la pelle. Questa è assolutamente delicata, però va a pulire e purificare a fondo la pelle senza irritarla e senza lasciare l'effetto di pelle che tira. Consigliatissima, posso dire, tra le maschere all'argilla è una delle mie preferite. E invece della Origins, la maschera idratante Drink Up 10 Minutes Hydrating Mask with Apricot and Swiss Glacier Water, una maschera idratante con l'albicocca e l'acqua del ghiacciaio svizzero, che mi fa molto chic. Si tiene su 10 minuti, volendo non si risciacqua. Io spesso e volentieri, soprattutto in estate, l'ho usata molto, la stendevo e poi la lasciavo su, e la pelle, se ne ha bisogno, se la sunge amabilmente. Non l'ho finita perché, come dicevo, compro troppe maschere, troppe robe, e poi alcune finisce che scadono. Peccato, perché invece l'avevo consigliata nei preferiti e la riconsiglierei anche oggi. E poi due prodotti per il corpo, entrambi già citati più volte nei miei video, entrambi della Rituals, della linea Rituals of Ayurveda, e sto parlando del Rejuvenating Pink Salt Scrub, l'esfoliante corpo a base di sale rosa, che mi piace moltissimo perché è anche infuso con degli oli che lasciano la pelle morbida, ma ha una grana sufficientemente efficace da garantire un'esfoliazione profonda, va come parlo bene oggi, e la sua sorellina bella, che è la Balancing Body Cream, la crema corpo, molto ricca, molto nutriente, molto idratante, entrambi con una profumazione orientale che ricorda appunto la Ayurveda, che a me piace tantissimo. Entrambi, ve lo dico fin da subito, pollicioni alzati e già ricomprati. Siamo quasi alla fine, sono molto fiera, nonostante il fatto che questo video durerà di fisso almeno una mezz'ora. Gli ultimi tre prodotti sono per i capelli. Uno è l'immancabile Olaplex numero 3, che io uso religiosamente da anni. Non è una maschera per capelli, è molto di più, perché va a ricostruire i legami dei capelli danneggiati, rinforzandoli e rendendoli un po' più voluminosi e sani. Si stende sul capello bagnato pre-shampoo, si tiene su almeno 10 minuti, poi più lo tenete meglio è, si sciacqua, si fa lo shampoo e poi tutti gli altri prodotti che usate normalmente, balsamo, volendo anche maschera alla fine. Questo è proprio a sé. L'ho già ricomprato, lo uso, come dicevo, religiosamente, non manca mai. E poi ho due lacche. Una è veramente un evergreen, un grandissimo classico, la Elnette Satin, la stessa lacca che già usava anche mia madre quando ero bambina, e trovo che sia comunque la lacca che funziona meglio in assoluto, perché tiene i capelli dove vuoi che stiano senza renderli croccanti. Sapete quando mettete la lacca e poi il capello così? Questa li lascia comunque naturali, morbidi, ma li tiene a posto, perfetta soprattutto quando uno ha un po' i capelli elettrici, come spesso capita a me. Consigliatissima, già ricomprata, Sava Sandir. And last but not least, we reach the end of this video. Abbiamo raggiunto la fine di questo video, non c'ho quasi più voce. Quick Tease della Redken in versione mini. Questo l'avevo preso al mio parrucchiere tempo addietro. Questa non è esattamente una lacca, come si evince dal nome, Quick Tease, tease significa cotonare. Questo ti fa l'effetto capello cotonato, cioè ti dà tantissimo volume, tende però a rendere il capello un filo croccantino. Quindi bene ma non benissimo, non l'ho più ricomprata, non la ricomprerei. Chiudiamo così con un po' un downer, però bisogna essere onesti. E questo conclude un nuovo video dedicato ai prodotti terminati del periodo, una svalangata. Spero di essere stata concisa ma comunque utile, eh? Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se non l'avete fatto, vi invito anche oggi ad iscrivervi a questo canale e a cliccare sull'icona della campana in modo da ricevere una notifica e non perdere i prossimi video che arriveranno, come sapete, un po' a random.
Ndokoyokoyo. Vi ricordo anche, se non l'ho già fatto, forse sia all'inizio, è passato talmente tanto tempo che non ricordo più, che sul mio blog troverete la lista di tutti i prodotti reperibili online con i link diretti, in modo che vi sia facile andare ad avere maggiori informazioni, scoprire i prezzi, ma magari anche acquistarli, e il link al mio post dedicato lo trovate nella info box qui sotto o cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Poi vabbè, famo il disclaimer, anche se ormai lo sapete, non ce ne sarebbe neanche più bisogno, ma disclaimer, nessuno dei brand menzionati mi ha pagata per essere incluso in questo video, tutti i prodotti li ho acquistati con i miei soldi, tutte le opinioni sono le mie, condivisibili o non condivisibili, basate sulla mia esperienza. E chiudiamo il disclaimer. Direi che per oggi non c'è altro. Se avete domande di qualsiasi tipo sui vari prodotti, scrivete nei commenti, io appena posso vi rispondo. Vi mando l'immancabile bacio a stampo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!